intanto ringraziare per prima di tutti il prete padre Claudio Magro che ci ha permesso di poter fare questa nostra aspetta, così va meglio? Perché in questi momenti così bui che ci affliggono, almeno ci ha dato la possibilità di essere insieme e poter festeggiare in qualche modo il Santo Natale. Quindi ringrazio lui, ma anche tutti i membri del direttivo del Centro Studi che si sono adoperati per realizzare questo programma, questo spettacolo che stiamo facendo. E soprattutto Torino Buonasera, che è un folk, cantante folk, che ha fatto l'omaggio a Santa Lucia, perché visto che siamo l'indomani della nostra Santa Lucia, anzi io lo rinnovo ancora gli auguri a quelli che hanno fatto l'onomastico, e mi ci è sembrato opportuno ricordare la nostra santa. E soprattutto ringrazio però anche voi, il pubblico e i soci, i simpatizzanti, che contribuite con la vostra presenza a rendere più felice l'evento di Natale e a portare sostegno al Centro Studi. A questo proposito vorrei dirvi brevemente chi siamo. Già dal nome si vede che siamo un centro di studio, non un'associazione ricreativa, ma un centro di studio, e si interessa di cultura della Sicilia, dell'arte, della lingua, la storia, l'antropologia della nostra terra, tutto ciò che riguarda la nostra Sicilia del passato e del presente è oggetto delle nostre ricerche. Il centro è dedicato a Tonino Dubella, mio padre, poeta, e particolarmente autore di testi per cantastorie. Difatti è molto legato, e anche noi come Centro Studi siamo molto legati con i cantastorie, che allietano veramente una figura che sembra scomparsa, ma non lo è. Questo centro è attivo dal 1996 e già dal 1991, la data in cui è morto Tonino Dubella, è stato istituito un trofeo di poesia popolare siciliana che perdura ancora. È stato interrotto dal Covid, quindi sono più di 26 anni che è attivo il nostro centro e con questo concorso. E poi oltre questo, perché c'è stato? Perché abbiamo voluto monitorare l'andamento della poesia popolare e quindi vedere la sua trasformazione e la sua ancora esistenza, se è vero che ancora c'è poesia popolare. Quindi poi abbiamo fatto mostre, abbiamo fatto teatro, abbiamo fatto presentazioni di libri, ecco, un mare di cose, abbiamo avuto 26 anni per farle. Questo coronavirus, come vi dicevo, ci ha fermato. È stata proprio una botta di buona volontà pesante potervi riunire.